Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Jackie Arte Uncinetto. Io mi chiamo Jacqueline. Oggi vi propongo un bellissimo tutorial veloce e facile da fare, soprattutto anche per l'iniziante. Siccome mi è stato chiesto dalle mie amiche del mio gruppo di Facebook una sciarpa con le tasche, perciò oggi dedico alle amiche del gruppo questa bellissima sciarpa e anche a chi mi segue, che si sono iscritti e che mi seguono. Oggi lavorerò con questo bellissimo gomitolo di lana morbidoso, brillante, non picca soprattutto, un bellissimo gomitolo. Se volete acquistare lo stesso gomitolo che lavorerò oggi in questo tutorial, andate sul sito di www.lanedibiella.com. Si vede anche sui video, sui tutorial, c'è la schermata con il sito di loro, e lascerò anche sulla informazione sotto, dove lascio tutte le informazioni del filato e anche il sito di loro e la pagina di loro di Facebook. E tutto, sono molto gentili, cordiali, e soprattutto i prezzi sono fantastici. E in più loro hanno regalato alle mie amiche che mi seguono del mio canale il 10% che lascerò sopra, ok? Dovete scrivere. Dopo che avete acquistato tutto, sotto il carrello c'è scritto sotto codici e sconto. Quindi scrivete lì il nome Jacques e ci avete il 10% totale su tutto l'acquisto vostro. Oggi lavorerò con uncinetto 4,5, avrò bisogno di un forbicino, un metro e anche dei marcapunti. Ok, iniziamo. Già iniziato a fare delle prove. Allora inizio con il mio bellissimo nodino, ok? Inizio lavorando con 48 catenelle. Una, le catenelle per favore, mi raccomando, fatte morbide, non tanto tirate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Io farò le mie 48 catenelle e torno con voi. Ho fatto le mie 48 catenelle, quindi tengo qua nell'ultima catenella, lo tengo fermo, ok? Fermo e inizio con una, due, tre catenelle per salire. Nella catenella che era ferma inizio a lavorare già un punto alto, ok? 1. Per ogni catenella sottostante faremo un punto alto. Mi raccomando, la lana lavorate morbide, non tirate tanto perché rimane troppo dure come un mattone. Se volete lavorare anche con uncinetto numero 5 va bene, ok? Da 4 a 5. Allora, per ogni catenella farò un punto alto, ok? Che alla fine rimanerà 49 con le catenelle che abbiamo fatto dall'inizio, le 3 catenelle. Ok, io vado avanti, farò i miei punti alti sottostante le catenelle e torno con voi, ok? Eccoci qua, ho finito. Io ogni catenella ho fatto un punto alto, giro il mio lavoro. Adesso iniziamo con 1, 2, 3 catenelle, ancora un punto alto, ok? 2, nel punto alto sottostante, il terzo e quarto, 5, ci abbiamo in 1, 6. Allora, 6 punti alti contando con le nostre catenelle.
prendo il mio filato, ok, salto 1, punto di base, 2, nel terzo inizio punti alti a metà, facciamo i punti puff, 1, tiro 1, tiro 2 e tiro 3, chiudo, ok, faccio 1, 2, 3 catenelle, anzi scusate, 2 catenelle, nello stesso punto di base faremo un punto puff, 2 con 3 tirate, poi chiudiamo tutte insieme, chiudo 1 e 2 catenella, nello stesso punto di base faccio ancora un punto puff, 2 e 3, chiudo con una catenella, ecco qua, prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo, inizio a fare 6 punti alti, 2, 3, 4, 5 e 6, morbidissima questa lana, si lavora da Dio, 3, 3, 6, prendiamo il nostro filato, salto un punto di base, 2, nel terzo inizio col punto puff, 1, tiro 2 e tiro 3, poi chiudo tutte insieme, chiudo 2 catenelle, prendo il mio filato, ancora un punto puff, 1, 2 e 3, e adesso posso chiudere il punto puff, chiudo e 2 catenelle, ancora un punto puff nello stesso punto di base, 2 e 3, chiudo una catenella e qua salto 1, 2 nel terzo punto, iniziamo a fare 6 punti alti, 2, 3, 4 e quinto e uno che è sesto, 6 punti alti, ok, ecco qua, prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo e inizio a lavorare un punto puff, 2 e terzo, chiudo tutto insieme e conto 1, 2 catenella, nello stesso punto di base faccio ancora un punto puff, prendendo 3 volte, chiudo una catenella e ancora 2, ancora nello stesso punto di base 1, tiro 2 e tiro 3 per il punto puff, chiudo una catenella e saltiamo un punto di base 2, nel terzo faccio 6 punti alti, 1, 2, per ogni punti alti sottostante faremo un punto alto, 3, 4 e 1, 5 e ancora 1, 6, ok, 6 punti alti, ecco qua mi sta venendo, salto 1, 2 nel terzo, faccio un punto puff con 3 volte e chiudo, 1, 2 catenella, ancora un punto puff, 1, 2, 3 e chiudo, una catenella, ancora 2 catenelle e un punto puff, scusate che ho preso sbagliato, allora 1, 2 e terzo e chiudo, chiudo e chiudo con una catenella, salto 1, 2 nella terza, faccio 1, scusate che ho sbagliato, 1 punto alto, 2, 3, 4, 5
e uno 6. 6 punti alti. Prendiamo nell'ultima catenella delle 3 catenelle dell'inizio, proprio qui, e un punto alto, ok? Ecco qua. Così. Giriamo il nostro lavoro e qua inizio con 1, 2, 3 catenelle, ok? E inizio con un punto a rilievo prendendo da dietro, ok? Così. Il secondo, il terzo e il quarto. Quarto punto alto a rilievo e il quinto, ok? Allora, il primo punto alto sono le catenelle, perciò non conta, ma totale sono 6 punti alti. Faccio una, due, 3 catenelle, vado qui in mezzo sopra il punto puff, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, prendo il mio filato, inizio con il punto a rilievo prendendo da dietro, ok, così, ancora e così per 6 punti alti faremo sottostante, faremo un punto alto a rilievo. Questo sarà il nostro punto di ripetizione per tutta la lunghezza della nostra sciarpa. 1, 2, 3 catenella. Nel secondo punto puff, proprio qua in mezzo, vedete? Un punto basso. Ancora 1, 2, 3 catenelle. Prendo il mio filato, inizio con il punto puff, punto a rilievo, scusatemi, prendendo da dietro per 6 volte, 3, 4 e quinto e sesto, ok, ecco qua, 1, 2, 3 catenella sopra al punto puff, quello del mezzo, un punto basso. 1, 2, 3 catenelle, prendo il mio filato e inizio a lavorare un punto alto a rilievo prendendo da dietro per 6 volte. Ok, così. 3, 4, 8, 5, 6 e questo è l'ultimo, 1, punto alto, ok? Così giriamo il nostro lavoro, faccio 1, 2, 3 catenelle, adesso iniziamo il punto a rilievo prendendo così. 1 e secondo e terzo e quarto e quinto e sesto punto alto che abbiamo fatto sono le catenelle, ok? Adesso prendo il mio filato qui dove c'è il punto basso, iniziamo a fare 3 punti puff, 1, 3, ho preso 3 volte, chiudo, 2 catenelle, faccio il secondo punto puff, tiro 1, tiro 2 e tiro 3, chiudo, una catenella, ancora 2. E faccio il terzo punto puff, 2 e terzo e chiudo, ok, chiudo senza nessuna catenella, prendo il mio filato e inizio a lavorare il punto a rilievo prendendo da dietro sempre. Allora,
per 6 volte così, ok, qua, ancora, ancora uno, ok. Allora, questa è la parte davanti o di dietro, poi potete utilizzare sia davanti che la parte di dietro. Allora, prendo il mio filato del punto basso, inizio il mio punto puff, ok, 2, 3, chiudo, 1, 2 e 3, con la chiusura sono 3 catenelle, ancora un punto puff, ok, chiudo. Una catenella, ancora 2 e terzo punto puff, 1, 2 e il terzo, chiudo una catenella e vado subito lavorando il punto a rilievo. Ok, questo giro è tutto così di ripetizioni. Io finirò quando arrivo al penultimo torno con voi. Ecco qua, ho finito, ho fatto le 3 catenelle, qua adesso inizio a fare i punti alti a rilievo prendendo da dietro, ok? Allora questi punti saranno sempre i nostri punti di ripetizione fino ad arrivare alla nostra lunghezza, ok? Io farò circa 1,60 m, anche 70 di lunghezza, così solo di questi punti che abbiamo fatto adesso, perciò questi saranno i nostri punti di ripetizione. Allora, una volta prendiamo i punti alti da questo verso e un'altra volta da questo, ok? Prendo il mio filato qui in mezzo, proprio nel punto basso, faccio il mio punto puff prendendo 3 volte il filato, ok? Chiudo, 1, 2, 3 catenella, ancora un punto puff prendendo 3 volte il filato, chiudo, 1, 2, 3 catenella e l'ultimo punto puff, così prendendo 3 volte e chiudo il mio punto puff con una catenella sola. Adesso passiamo subito al punto alto a rilievo prendendo da dietro, 1, 2, terzo e quarto e quinto e l'ultimo che è il sesto, ok? Così prendo il mio filato e inizio a fare i 3 punti puff in mezzo al punto basso di base. Chiudo 2 catenelle, che in totale sono 3 catenelle, ok? 1, 2 e 3. Chiudo il mio punto puff, faccio 1, 2, 3. L'ultimo punto puff è sempre nello stesso posto, nel punto basso sottostante una catenella e qua inizio il mio punto a rilievo prendendo da dietro per 6 volte, ok? Quindi penso che è stato chiaro i nostri punti di ripetizione. Adesso dobbiamo solamente arrivare alla nostra lunghezza desiderata, ok? Io andrò avanti per la mia lunghezza. Poi torno con voi per fare le tasche. Scusa, qua ho sbagliato. 6 punti alti a rilievo per fare la nostra rifinitura della nostra bellissima sciarpa. Ma i punti sono questi, quindi andate avanti. Allora, i nostri punti di ripetizione sarà questo, ok? Il verso giusto è questo, questa è la parte di dietro, ok? Questa è davanti. Adesso prendiamo un attimo le misure insieme. Allora, da qui a
qua sono 37 centimetri, ok? Vediamo a qui sono 10 e 9 e mezzo. Aspetta, da qua è 9, da qui a qui 9 e mezzo. 9 e mezzo, ho fatto 1, 2, 3 e 4. Allora, adesso dobbiamo solo andare avanti con la nostra lunghezza. Io farò la mia lunghezza, poi torno con voi e faremo insieme tutta la rifinitura. Faremo anche le tasche, ok? Che mi è stato chiesto. Questo è un punto che ho lavorato ora per fare questa sciarpa, perché mi hanno chiesto una sciarpa con le tasche, perciò è un punto che ho provato insieme a voi proprio ora, una creazione ho creato ora per voi, proprio per le mie amiche del gruppo e per chi mi sta seguendo, ok? Io vado avanti con il mio lavoro, poi torno con voi. Eccoci qua, io sono arrivata alla mia lunghezza desiderata. Ho fatto 1,60 m di lunghezza, ok? Guardate, bella lunga. Qua non riesco a farvi vedere tutto quanto è lunga, ma c'è 1,60 m, ok? Quindi qui la rifinitura di qua faremo come qua, tutti i punti alti, come dall'inizio, ok? Quindi ho finito qua, giro, dovete finire i punti alti, le 3 catenelle in punto basso, perché così possiamo fare i punti alti sopra. Quindi 2, 3 catenella e adesso faremo i punti alti normale, senza fare più punti alti a rilievo, ok? Punti alti nei punti alti sottostante. Ecco qua. Dove c'è le 3 catenelle faremo solamente 2 punti alti, 1 e 2, ok? Nel punto basso un punto alto, nel punto sottostante nel nostro spazio faremo sempre 2 punti alti, dove c'è punto alto faremo punti alti. Questa sciarpa potete fare la lunghezza che volete voi, io ho fatto lunga perché ci sono le tasche, ok? E volevo fare anche il cappuccio perché mi è stato chiesto delle amiche del mio gruppo di Facebook. Quindi per far contenta le amiche l'ho realizzata per me. Quindi un punto alto nel punto basso sottostante, 2 punti alti nello spazio sottostante, ok? Punti alti dove ci sono i punti alti. E così fino ad arrivare all'ultimo. Ok, io vado avanti, ricordate sempre. Arrivata all'ultimo 2, questo è 1, punto alto. E l'ultimo è nell'ultima catenella, perché abbiamo fatto 3 catenelle per salire, quindi qui c'è un punto alto. 2 catenelle, ok. Tiro il mio filo, poi lo nascondo. Adesso vorrei contare con voi, se riesco, quanti giri ho fatto. Vediamo, proprio pari pari. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, diciassette, diciotto, diciannove, trenta. Quindi sarà un 32. Allora, tocco
provo da questo. Ok, devo fare proprio metà e qua è 32. Ok, qui è mia metà. Adesso contiamo da qua. Questo no. 32 è da qui in giù. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, oh, finalmente 32. Quindi qui è la mia metà. Ok, sono 32, quindi io farò 32, 1, 2. Allora, conto così, 1, 2, 3, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11. Prendo un attimo un attimino che mi vado a misurare per vedere quanti devo lasciare. Allora, 11 finisce qua. Quanto devo lasciare per iniziare il mio cappuccio insieme a voi? Questa e sto creando ora proprio della mia testolina, quindi devo prendere le mie misure. Ritorno con voi. Allora, io ho preso le mie misure, quindi ho lasciato, contiamo da qua, che si vede subito 1, ok, che è questo qua, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32, ok, quindi vuol dire che se vediamo da così, dai punti a rilievo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I punti a rilievo sono con due punti, quindi sono 16 da questa parte, ok, se giro così sono 8, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi sono giusto. Questo in mezzo non si conta. Quindi sono 16 da una parte e 16 dall'altra. Quindi inizio a lavorare adesso il mio cappuccio. Lo apro così, lavorerò solamente da qui a questa parte. Iniziamo. Tanto io misuro sempre, sempre le cose che sto facendo per me. Le cose soprattutto che sto facendo di testa mia, insomma, i punti, tutto. Quindi inizio da qui. Dove l'ho messo il marker, ok, qua. Ok, facile. 3 nodi. Inizio con le catenelle, scusate che ho preso male, ecco qua, allora, una, due e la terza, ok, qua inizio a lavorare già il mio punto alto, ecco, dentro al punto alto
ci abbiamo sottostante 2, ok, e adesso va proprio sopra quell'altro e qua ancora 2, 1 e 2, ok, qua sopra ancora 1, qua in mezzo 2 e così fino ad arrivare a quell'altro marchio qua sopra, punto alto, proprio ancora 1 nello spazio sottostante, sempre 2 punti alti, ok, 1 il secondo sopra, punto alto 1, ecco, così viene. Dobbiamo rifare gli stessi punti che abbiamo fatto qua sotto, ok, 2 punti alti qua, qua sopra proprio punto alto, un punto alto, nello spazio qua 2 punti alti, ancora 1, ancora un punto alto qua sopra, punto alto, e così per tutto il mio giro. Tanto avete capito che adesso lavoriamo solo punti alti, ok? Io lavorerò fino ad arrivare qua a marker nel blu proprio e torno con voi sempre così in punti alti. Poi ecco qua, sono arrivata, quindi ho fatto un punto alto nel punto alto qua. Nello spazio mi manca ancora 2 punti alti e nell'ultimo punto qua, proprio dove c'è l'inizio del punto alto, faccio l'ultimo proprio qua sopra, ok, qua giriamo il mio lavoro, prendo le misure dopo, ok, e vi dico anche quanto c'è di larghezza il nostro cappuccio. Inizio con 3 catenelle, rifaremo i punti di base che sono 6 punti alti, 2, 3, 4, 5 e 1, 6, ok. Prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo, inizio col mio punto puff, 2, tiro 3 e poi chiudo tutto insieme, 1, 2 catenelle e ancora un punto puff, tiro 3, chiudo, 2 catenelle e ancora un punto puff, 2 e 3. Vi dico di già che questo è un pezzo che sto elaborando ora, è una creazione mia, ok? Quindi io sto facendo tutto di testa mia, sperando che i punti che abbiamo sotto va bene per finire qua, se no altrimenti devo rifare tutto questo pezzo qua, il secondo giro, ok? Quindi salto 1, 2 nel terzo, inizio a fare i miei 6 punti alti, 3, 'scom ho deciso di fare questo piccolo regalo alle amiche del gruppo che mi è stato chiesto, eccoci qua, sto realizzando insieme a voi. Eccoci qua, ho fatto i 3 punti puffi, salto 1, 2, inizio dal terzo, nel punto, salto un punto alto, 2 nel terzo punto alto, inizio con punto alto, ancora 1, 2, terzo e quarto. Comunque questa è una sfida tra me e la sciarpa, perché questa è una creazione mia.
mi sta venendo proprio un mal di testa elaborare, perché il punto è molto bello e bisogna contare sempre, se no si sbaglia, è un casino. Comunque spero che questo cappuccio vada bene. Andiamo avanti. Allora, 3 punti puffi, prendo il mio filato, salto 1, 2, un punto alto di base, 2, nel terzo inizio a fare i miei 6 punti alti, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo, inizio a fare i miei 3 punti puff. Questo è il primo, 2 catenella, ancora nello stesso posto, un punto puff. Ok, chiudo tutto insieme, 2 catenella e ancora un punto puff e abbiamo fatto 3. Chiudo. Salto un punto alto, 2 nel terzo e inizio a lavorare i miei 6 punti alti, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo, inizio il mio punto puff, chiudo, 1, 2 catenelle e ancora un punto puff, chiudo, 1, 2 catenelle e ancora un punto puff, 2 e 3, chiudo. Prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo e inizio con i miei 6 punti alti, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Prendo il mio filato, salto 1, 2 nel terzo. Inizio a lavorare il mio punto puff fino ad arrivare qua al penultimo, poi torno con voi per ritornare indietro. Andate avanti. Un in più, quindi salto 1, 2 nel terzo, inizio a lavorare un punto alto. Sono 6 punti giusti. 2, 3, 4, 5 nel prossimo punto, 5 e 1, 6. Ecco qua, giusti giusti. Giriamo il nostro lavoro, vedete che già prende forma? Giriamo. E adesso faccio questo giro con voi, che è bello lungo. Poi altri faremo tutti di ripetizione, quindi i punti che abbiamo fatto sotto li faremo qua, ok? 1, 2, 3 catenella, dal secondo iniziamo a lavorare i punti a rilievo, 6, adesso sono 5 punti a rilievo perché con le catenella sono il sesto, ok? Quindi tutti così, sempre contando che c'è sempre 6, perché tante volte se saltiamo uno è un casino. 3 catenella di separazione, in mezzo al punto puff, un punto basso. Ok, rifaccio ancora 1, 2, 3 catenelle e inizio
con il punto puff, punta rilievo, scusate, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e uno che è il sesto, ok? Questa volta, la prima volta è così, la seconda è così, la prossima è dei punti puffi, la prossima ancora è così, quindi sempre punti di ripetizione come abbiamo fatto sotto. Basso. Adesso questo è il secondo punti di ripetizione del nostro, siamo al nostro cappuccio, ok? Adesso vi dico quanto c'ho da qui, se lo tengo dritto qua, questo pezzo di sotto che misuro da qua. Allora, da qui a qua c'ho un 46 centimetri per il mio cappuccio. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare solo a allungare. Una volta che abbiamo coperto tutta la testa, ok, pusciamo dopo così, ok. L'ultimo punto per andare a cucire poi sarà questi qua. 6 punti alti a rilievo, 3 catenella, un punto basso, 3 catenella e 6 punti alti a rilievo. Sarà l'ultimo giro nostro, è questo. Ok, non lo so quanti giri dovrò fare. Io vado avanti, la ripetizione è questa. Adesso, quando si finisce questa riga qua, la seconda, si inizia con la prima, sempre salendo con 3 catenella, che è un punto alto, poi si fa 5 punti alti a rilievo, poi si inizia qua nel punto basso i 3 punti puff. Senza nessuna catenella si inizia ancora 6 punti alti a rilievo e così. E il prossimo giro, che è il quarto giro, è sempre salimo con 3 catenelle, 5 punti alti a rilievo e facciamo 3 catenella, un punto basso nella, nel terzo punto puff, 3 catenelle così fino ad arrivare alla nostra lunghezza. Quindi la nostra ripetizione è questa, la prima di punto puff e la seconda che abbiamo i punti bassi. Andate avanti, non so se devo fare 15-20 giri. Non lo so, comunque ritorno con voi, andate avanti perché sto facendo insieme a voi questa sciarpa, sto realizzando insieme a voi, mai fatta, è la prima volta, perciò adesso dobbiamo solo arrivare alla nostra lunghezza, perciò penso circa un 20 giri o anche di più. Comunque io ritorno con voi quando sono al quindicesimo giro, prendo le misure e vediamo ancora quanto manca più o meno. Andate avanti. Arrivata la lunghezza desiderata, adesso conto insieme a voi dal primo giro che abbiamo fatto dei punti alti, ok? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 25 giri, ok? Dai primi punti alti che abbiamo fatto insieme. Guardate che bello lungo. Adesso vi prendo anche le misure di questo. Questo è il cappuccio, larghezza e altezza, ok? Di preciso. Comunque, se volete lavorare con l'altra lana, non con la mia, mi raccomando, che lavorate con e punti e con un uncinetto numero 4, ok? Perché se no non va bene. Il vostro non viene uguale la misura mia, ok?
Ok, che sia abbastanza grossa. Quindi di larghezza io ho un 60 centimetri. Ok, questa è la larghezza, eh. Adesso prendiamo l'altezza dal primo punti alti. Ok, ho dall'inizio alla fine 27 centimetri di altezza. Adesso voglio fare questo è dritto, ok? Sì, perché questa potete utilizzare sia davanti sia di dietro, i ponti è uguale, bellissimo. Allora facciamo, eccolo qua, ok, ci sono. Facciamo la nostra unione del nostro cappuccio. Lana che stavo lavorando, prendo e passo la lana qua, eccolo qua. Faccio un ordine all'inizio, ancora uno, faccio due per essere sicura che tiro bene, eccolo qua. Un punto alto. Allora prendiamo una asolina e la seconda, ok, passo la chiusura. Adesso qui chiudo e faccio un nodo, eccolo qua, il secondo nodo, così mi sta bello chiuso. Da adesso in poi prendiamo un'asolina qua, una qua e passiamo. Okay, senza tirare tanto, una asolina, la seconda e non tiriamo, tiriamo così, tiriamo ancora qui, una qua e una qua, deve essere le asoline uguali, ok? Quindi una qui e una qui. Questi sono i 6 punti alti che abbiamo fatto e quindi abbiamo già preso tutti. Adesso qui dove sono le 3 catenelle, la stessa cosa, un'asolina, una qua, dovete prendere tutte le tre uguale, una alla volta, senza tirare tanto, un'asolina qui, una qui, e così arriverò anche al punto basso. Vi faccio vedere come prende un'asolina solo, mi raccomando non tutte e due e non tirate tanto che se no dopo si vede. Ecco, siamo arrivati al punto basso, quindi un'asolina qui, una sola, ecco qua, è questa, scusate, tante volte si nascondono, e quindi così. Le catenelle, mi raccomando, giuste, una qua, un'asolina qui, un'asolina qua, deve essere precise qua per ricucire questo sopra senza tirare tanto, quindi una e una qui, qua uguale, una e una. E qui si inizia a vedere i punti alti, sono precisa, quindi un'asolina del primo punto alto e così pusiamo fino qua, guardate qua sopra, ok? Senza tirare. Ecco qua, quindi qui ci sono i 6 punti alti, ok? Quindi dobbiamo fare 3 catenelle di qua e 3 di là, quindi ho fatto una, faccio la seconda, ok, e faccio la terza, però prendo anche questi qua, ok, insieme, così ritorno e ripasso. Devo ripassare anche un pezzo che mi
è rimasto lì, quindi passo, ripasso di dietro così, passo proprio tutto il filo, ok, tiro un po', ripasso ancora. Passate più che potete, che così è più sicuro. Ok, questo è a posto. Posso tagliare. E qua abbiamo fatto la nostra unione del cappuccio. Adesso vi spiego un attimino. Io ho fatto già una tasca. Ok, è questa. Quindi questa qua sopra l'ho lasciato così perché adesso devo aggiungere un filato in più. Però adesso iniziamo a fare ancora una tasca, poi faremo la unione. E qui iniziamo a fare le nostre tasche, però adesso prendo un attimo una misura, ok, di questa tasca, quanto è larga? 19 centimetri proprio, ok, di larghezza, di lunghezza 20. Allora iniziamo nostra catenella con 32 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando faccio le mie 32 catenelle torno con voi. Ecco, ho fatto le 32, quindi tornando contiamo una catenella, 2, 3. Nella quarta catenella faremo un punto alto. Ok, aspetta, prendiamo il punto alto da una solina sola, quindi contiamo 1 2 3, nella quarta, che è questa, prendiamo così perché dobbiamo cucire qua un punto alto, quindi per ogni catenella faremo un punto alto, per ogni catenella sottostante, quindi passo tutti punti alti, ok, primo giro è questo, ok, solamente punti alti. Lavorerò così fino all'ultima catenella e poi torno con voi. Andate avanti. Ecco qua, sono arrivata. Adesso contiamo quanti punti alti sono. Con le 3 catenelle 1, quindi 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10. 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 sono 20. 3, 3, 6, 3, 9, 20 in 1. Vediamo qua, allora le catenelle più 2 punti alti, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 sono 20, più 3, 3, 6, 3, 9, quindi 29. Adesso giro il mio lavoro. Carichiamo il filo, ok, vado qua, prendo un filo e un punto basso, quindi 1 2 catenella, quindi da qua dal secondo inizio a lavorare i punti a rilievo, quindi 1 2, per 5 volte, perché le catenelle con le catenelle sono 6, quindi il primo giro è un po' rognoso, però se fa 3 3 6, allora ricontiamo di 1 2 3 4 5 6, quindi adesso
prendo il mio filato, salto un punto alto, due nel terzo, inizio a fare il mio punto puff, prendendo tre volte, tre, chiudo, uno, due, tre catenella, riprendo nello stesso punto, rifaccio il mio punto puff, prendendo tre volte il filato, 3 catenelle, ancora un punto puffi, tiro 1, tiro 2 e 3 e chiudo. Qui una catenella solo, prendo il mio filo, salto 1, 2 nel terzo punto alto, che è stato 1, 2 nel terzo, già inizio da qua prendendo da dietro e faccio un punto a rilievo. 1 per 6 volte, dobbiamo lavorare così. Il secondo, il terzo, il quarto e quinto, sesto. Contiamo se c'è 6, 3, 3, 6, sì. Prendo, carico il mio filo, salto un punto alto e secondo nel terzo, ancora un punto puff. Tiro 1, tiro 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 catenella, nello stesso spazio inizio a caricare per 3 volte per fare il mio punto puff. Chiudo, 1, 2, 3 catenella, ancora una volta di punto puff, faremo ancora 1, 3, chiudo con una catenella. Ok, ecco qua. Adesso faremo i 6 punti alti, quindi salto un punto alto, 2 nel terzo, che è questo, inizio da dietro e faccio un punto alto a rilievo e secondo il terzo, ok, il quarto e quinto. Tanto questi sono punti di ripetizione che abbiamo già fatto vedere già. Penso che avete già capito, quindi 3, 3, 6, l'ultimo. Giro il mio lavoro, qua sempre un punto basso per salire, 2 catenelle. Qua inizio ancora lavorando i punti alti a rilievo. Ok, che la nostra lavorazione è fatta di due punti di ripetizione, che questo è il secondo. Ok, ricordate sempre che il primo punto alto per salire è sempre un punto basso e 2 catenelle e 5 punti alti a rilievo, che sono questi. Quindi adesso faccio 1, 2, 3 catenella qui in mezzo nella terzo punto puff, chiudo con un punto basso, 1, 2, 3 catenella e qua inizio dal primo punto alto sottostante, già inizio lavorando un punto alto a rilievo per 6 volte, lavorerò i punti alti a rilievo, ok, 3, questo è quarto, scusate, quinto, e questo è sesto. Ok, 1, 2, 3 catenella, sempre nel terzo punto puff, un punto basso proprio sopra. 1, 2, 3 catenelle, ancora 5 punti alti a rilievo perché l'ultimo è un punto alto normale. Ok, questo è il secondo, il terzo, quarto,
quinto. L'ultimo è un punto alto sopra l'ultima catenella, che qui c'è 1, 2, nella terza catenella faccio un punto alto normale. Quindi i nostri punti di ripetizione è questi, ok? Il primo e il secondo. Quindi adesso il terzo giro, no, il quarto giro farò con il punto cuffo. L'ultimo è questo e faremo un punto alto normale nell'ultima catenella, perché qui c'è un punto basso, una catenella, due, nella terza catenella un punto alto. Giro il mio lavoro, un punto basso per salire, faccio sempre due catenella e continuiamo a fare punti a rilievo prendendo da dietro, ok, per 5 volte, perché il primo punto alto sono di catenella, i punti bassi, ok. Questo è l'ultimo. Adesso faccio 1, 2, 3 catenella, chiudo nel terzo punto puff qua sopra con punto basso, 1, 2, 3, e continuo con il punto alto. Nel primo punto alto un punto alto a rilievo prendendo da dietro. Allora, questo è il nostro punto di ripetizione. Io l'ho fatto una volta, due volte, tre volte, la quarta volta. Quindi io ho fatto un conto dei fiori, 1, 2, 1, 2, io sto qua, quindi lo fa ancora. Facciamo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8, ma alla fine sono 16 giri avanti e indietro, perché c'è anche questo giro di 3 catenelle, un punto basso sopra il nostro fiore, che l'ho chiamato fiore puffetto, perché è bello pomposo. Ok, andate avanti. Io quando arrivo al 8, all'ultimo punto, che è questo, ritorno con voi, poi faremo tutta la unione delle nostre tasche e le nostre rifiniture. Così qua ho fatto tutte e due, ok, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, sono uguale. Fatto già la rifinitura qua sopra, ok, faremo adesso qua, qui ho fatto le due catenelle, adesso posso tagliare. Passo un attimo questo filo qua, perché devo lavorare con il bianco, quindi ripasso qui dentro. Questa è la seconda tasca, adesso faccio la rifinitura della tasca, la cuso, prendo anche le misure, l'ho fatto così perché voglio che ho la mano grande, però comunque dipende anche dalla, dovete prendere la misura della vostra mano per fare le tasche. Ho fatto la mia misura, voi prendete la vostra. Io comunque lavorerò con cinetto 4 perché voglio abbastanza compatto, perché se vado a lavorare con cinetto numero 8 mi viene troppo aperto, ok? Quindi a me mi serve solo per rifinire le mie tasche, quindi farò solamente una riga di punti bassi, ok? Questo è il primo, chiudo, guardate, il prossimo punto alto un punto basso, ancora uno, ok, voglio proprio così perché se no mi rimane troppo aperto, quindi ho lavorato, sto lavorando con un cinetto numero 4, comunque è così morbido e leggero che si lavora benissimo anche con il 4. Quindi gli spazi di 3 catenella metterò solo un punto basso sopra il punto basso, un punto basso ancora, se no mi rimane troppo aperto, ok?
poi soprattutto ti lascia questa bella rifinitura pomposa, morbidosa. Ecco, per ogni punto alto sottostante un punto basso solo. E così abbiamo fatto. Ecco qua, passo una catenella e taglio il mio filo, tiro, grande, abbiamo detto 1 2 3 4, quindi inizio da qua, lascio il fiorellino qui, uno, questo pure qua, ok, questi fiori devi vedere e anche questi, ok. Quindi adesso prendo il mio filato, conto quanto, 1 2 3 4 5 6 7 8, quindi sono 8, inizio da qua. Prendo qua dietro, qua, con il mio, faccio ancora uno e faccio un nodo subito, ecco, ok, così è bloccato. Passo già qua nel primo punto, ok. Continuiamo a cucire prendendo così. Passiamo adesso così, vedete? Ecco qua, sempre dai punti alti, vedete che qua c'è i punti alti, quindi io sto cucendo proprio qua, qualche punto che prendo, senza far vedere la cucitura da quell'altra parte, ok, senza tirare tanto comunque. Prendo qua così, prendo qui una sola, ecco, guardate. E così vado avanti prendendo solamente qualche punto, non tutti, perché sennò non dobbiamo tirare tanto, l'amore mio. Giro questa parte, se guardate è legatissima, scusa, è proprio cucita bene, ok. Comunque se guardate il verso del punto basso è questo qua, il verso giusto, quindi dovete guardare questo prima di cucire, attenzione. Adesso da qua faccio solo per ogni, prendo da dietro, ok, perché se io vado davanti mi si vede il blu, e siccome io ho il bianco dobbiamo prendere solo la costina, guarda questa qua dietro, e passiamo così per tutte le costine che troviamo qua, ok. Dobbiamo lavorare così, prendiamo una di là e una di qua, andiamo qua, quindi queste io ho quasi fatto, con l'altra tasca mi raccomando la stessa cosa, guardate i fiorellini che si sono fuori. I fiorellini sono questi, devono vedere, dovete lavorare solamente nei punti alti come sto lavorando io ora e basta. E l'ultimo proprio, guardiamo bene prima della chiusura, dovete guardare se va pare da qua, ok, a qua, quindi aggiusti, io posso chiudere, quindi siamo arrivati alla nostra chiusura. E le nostre tasche è venuta bellissima e meravigliosa e pomposa e soprattutto morbidosa, mamma mia quanto mi piace. Io spero ragazze che le amiche di gruppo che mi hanno chiesto di realizzare questa sciarpa con le tasche, che siete contenta. Allora nell'ultimo punto prendo due di qua e qua dietro proprio, ok, dovete prendere senza
fa vedere i punti. Un po' faticoso, però riusciamo. Eccolo qua, preso. Eccolo qua, ok. E qui ancora una volta per bloccare tutto. A questo punto posso girare, vado di dietro, ok, il mio filo, e qua posso iniziare a passare, sempre tenendo la mano di qua perché c'è le tasche, ok, per non cucire anche quelle, quindi cercate. Adesso sì, bello bloccato. Comunque la chiusura potete fare come vi piace di più, ragazzi. Parliamoci bene, guarda che roba, bellissimo. E soprattutto questa rifinitura. La stessa cosa fate da quell'altra parte, ok? Se guardate bene, i fiorellini sono rimasti. La nostra rifinitura del nostro cappuccio. Allora, prendiamo il mio filato, ok, qua un punto alto, tiro uno e tiro due, questo è un punto alto, ok? Per ogni punto alto che mi sta andando in su, così in mezzo faccio solamente un punto alto, ok, tiro uno e tiro due. Nel prossimo punto alto sottostante ancora uno, nel prossimo ancora uno, e così per tutto il mio cappuccio. Tutto il mio cappuccio lavorerò un punto alto, così morbide, non devo tirare, eh? I miei punti alti devono essere proprio morbidi. E ricordatevi che il verso che stiamo lavorando noi è quello che rimane indietro. Perché? Perché si vedi di meno pelli. Invece se girate qua non si vede proprio niente. Ricordatevi questo, che è molto importante. E quindi andiamo avanti così. Farò tutto il mio giro solo di punti alti e poi torno con voi, che c'ho ancora una rifinitura da fare. Ok, ecco qua, io sto andando avanti. Ok, ritorno con voi quando arriverò qua. Ok, andate avanti. Eccoci qua, mi raccomando, sono arrivata all'ultimo, ma all'ultimo punto alto, ho messo qua nel punto alto, no? Però abbiamo iniziato da qua, vedete? Qui in mezzo proprio al primo punto alto, quindi dobbiamo finire proprio qua in mezzo. Quindi qua ho finito, chiudo un punto, una catenella, taglio il mio filo, guardate che bel cappuccio, ragazzi, solo una passata dei punti alti, eh? Bellissimo e morbidoso, e soprattutto d'effetto. Ecco qua. Adesso, dopo ripasso tutto qui in mezzo, anzi passo adesso questo punto, questo filato che mi è rimasto, così. Qua è passato e taglio. Quindi la nostra rifinitura qua, vedete che è bello qua, ok. Adesso qui vediamo, aspettate, qua proprio qua, abbiamo fatto questo, dobbiamo fare una catenella di 70, faremo 70 catenelle, ok.
perché se voglio usare chiuso lo posso chiudere, quindi questo è il punto che devo tagliare. Se lo taglio subito, dopo ripasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Farò 70 catenelle e torno con voi, anche perché non metterò alla fine questo qua. Ok, vado avanti e torno con voi quando ho fatto 70 catenelle. Ecco, una volta che ho fatto le mie 70 catenelle morbide, ok, ho lavorato con uncinetto numero 4, questa volta sempre con la lana che stavo lavorando prima. Se vedete, ho lasciato apposta questo qua. Quindi prendo, vado qui in mezzo proprio con l'uncinetto, prendo qua, oppa, qua passo con un punto bassissimo, ok, e qua già posso lasciare così, faccio una catenella e inizio a lavorare punti bassi ritornando indietro. Ogni catenella farò un punto basso, ok, così è bello legato. E posso farmi anche un fiocco davanti se voglio usare chiuso proprio davanti che non mi scende, oppure se può mettere anche un bottone se vi piace di più un bottone per chiudere davanti, perché è bello largo, bello lungo la nostra sciarpa. Ecco qua, sono arrivata all'ultima catenella. Quindi mi sono fermata qua perché adesso andiamo sempre qui, prendiamo un punto bassissimo, ok, faremo una, due catenelle, taglio il mio filo un po' lungo, ok, tiro abbastanza qua, ok, non si vede. E quindi qui posso farmi un bel fiocco, posso nascondere, non trovo, vediamo se riesco a passare così. Prendo questo filato, un uncinetto più fino, non trovo più il mio ago, quindi vado qua dietro, prendo da qua, passo in mezzo ai punti bassi, ok, tanto è lo stesso colore. Quindi il mio filato lo posso nascondere qua, eccolo qua, prendo, ok, passo qua. Ho preso la misura da questo qua, anzi di questo qua che è più chiuso, no. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Lascio qua questo passo qua. Sopra proprio così, ok, bello, ecco, e faccio i miei tre nodi, comunque potete fare la misura che volete, ok, come volete voi. Il mio ho fatto così. Di questo è pezzo che mi rimane di più, quindi questo pezzo qua tengo bene che è presente qui, allora tengo
tengo qua così, non lo tengo così, così mi ricordo che ce l'ho qua. Quindi questo lo prendo qui, inizio a girare. Giro un po' di meno qua. Questo già inizia a girare da quell'altro verso. Ecco qua. E qua posso fare i miei nodi. Uno, lo tiro bene. Due, il terzo. Ok, lo tagliamo, tirato troppo, bene, se non lo passavo da dentro. Comunque così non si vede. E qui se vedete c'è una nasolina. Ok, quindi la stessa cosa. Giro qua, questo verso, qua sempre inizio a fare le mie 70 catenelle. Quindi inizio col nodo, ok, 1, 2 e adesso, ok, inizio a fare la prima catenella, la seconda, la terza, quindi questo filo già lo taglio, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, 10. Io vado avanti, quando arriva la 70 catenella torno con voi, ok? Così faccio vedere un attimo come andiamo a collegare questo. Ecco, ho fatto le mie 70 catenelle. Adesso prendo un uncinetto più fino, ok? Prendo qua, vado proprio qua in mezzo. Vediamo un po' da dove posso prendere, da qui vado proprio in mezzo, guarda, tiro il mio filato, ok, un punto bassissimo, quindi prendo con l'altro uncinetto, lo giro proprio così, guardate, è bloccato, non mi scappa. Una catenella nella prima catenella sottostante, ok, inizio a lavorare i miei punti bassi. Per ogni catenella sottostante torno lavorando, torno indietro lavorando un punto basso come ho fatto prima. Per le mie 70 catenella sottostante lavorerò 70 punti bassi tornando indietro, ok. Quando arriva la fine, al penultimo, torno con voi e vi faccio vedere ancora la chiusura, ok? E vediamo come va bene? Io vado avanti. Ecco qua, ho fatto l'ultimo punto basso, quindi qua, proprio qua in mezzo, faccio un punto bassissimo, ok? 2 catenelle. Taglio il mio filo, proprio bene, giro qua, questo è il filato di prima che ho iniziato a lavorare, qua passo da dietro, che è il mio uncinetto così. Prendo la mia lana e passo. Non si vede, lo taglio. Il cappuccio. Una volta che abbiamo messo il cappuccio, vogliamo chiudere. Essere più calda, possiamo fare il nostro bellissimo
no, il doppiocco, come volete portare, così, ok, come avete visto nella foto, guardate che meraviglia. Adesso abbiamo fatto il cappuccio, anche la unione della tasca, ok. Adesso farò il pezzo di sotto, la rifinitura. Questo è dritto dove c'è la tasca, quindi per lavorare con il filato che sto lavorando io, lo stesso quello del cappuccio. Quindi qua già ho fatto un nodino, lavorerò sempre con uncinetto 5 qua sotto perché farò i punti alti. Allora, si lavora a rovescio, ok, perché quando giriamo il punto è più pieno da questa parte dritta, ok? I peli. Allora, nel primo punto alto, in mezzo proprio, ok, qui in mezzo, inizio facendo un punto alto, bello morbido, ok? Prendo, carico il mio filo. In mezzo al secondo punto alto faccio un punto alto, carico il mio filo, in mezzo al terzo un punto alto e quarto, e così per tutta questa riga farò solamente i punti alti, ok? Quindi qua prendo da dietro, passo il mio uncinetto qua e tiro questa punta qui. Eccola qua e qua. Tiriamo anche questa, prendendo sempre da dietro con l'uncinetto più sottile e arrivare in mezzo ai punti alti e tiro. Ecco qua, e qui posso anche tagliare. Adesso faremo le nostre frange. Vi faccio vedere. Già ho preparato, anzi preparo uno insieme a voi. La mia misura ho preso da questo porta uncinetto, mi è avanzato ancora questo del gomitolo di 6 gomitoli totale ho usato, quindi fatta abbastanza lunga, 2 3 4 5, fatta abbastanza lunga la sciarpa. Ho fatto il cappuccio e mi è avanzato questo. Ho fatto le frange. Allora, prendiamo quell'altra giacca che già ho fatto, eccola qua. Già ho preparato tutto. Quindi la prima, parto da qui, prendiamo, passiamo proprio uncinetto qua tra due punti alti, ok? Prendiamo i due punti alti solo da una parte, non tutti e due, e lasciamo la nostra frangia. Se guardate bene, qua dietro non si vede, ok? Quindi quando prendiamo così. Proprio qui in mezzo, qua, qua, prendo qua, proprio passo uncinetto, se riesco, ecco qua, prendiamo, passo, ok, e tiro, e ancora il secondo, faremo il terzo qua in mezzo. Qua prendiamo, passiamo così e tiriamo.
perché c'ho un uncinetto sottile, perché sennò non va bene per i pelli, per prendere, per fare le frange. Quell'altro mettiamo un po' così. Allora, ecco preso. E quindi qui sono 4, preso 2, tiro, dovete lavorare con un uncinetto sottile qua, sottile nel senso che questo è un 4, da un 6 a 4, prendo ancora 1, quindi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, sesto, prendiamo sempre 2 e passiamo qua e qua passo tutto insieme, ecco qui. Faccio un in più, dopo aggiungo un in più di là, perché mi ho avanzato il filato, una frange in più lo metto da quell'altra parte, che là c'è 8, qua lo metterò 9, metterò uno di là. Ecco, questo è l'ultimo, infatti faccio insieme a voi e lo metterò qua, proprio. L'ultima frangia, ecco qua, quindi 3 3 6 3 9, quindi adesso è solamente tagliare vediamo se ecco l'unghia è giusta, se non è giusta tagliamo. Ecco qua, il nostro tutorial è finito, questo è il nostro bellissimo cappuccio, come avete visto nell'anteprima, nelle foto, il cappuccio, poi qui possiamo fare un bel fiocchettino, ok, ho fatto vedere prima, e qua ragazze, le due tasche, con le nostre rifiniture bellissime. Boh, mi auguro che anche questo tutorial vi è piaciuto, e chi sono arrivati adesso nel mio canale ha visto questa bellissima creatura, vi prego di iscrivetevi, lasciatemi un messaggio, seguitemi su Instagram, sul mio gruppo di Facebook se vi fa piacere. Lasciatemi un messaggio qua sotto, io comunque ringrazio tutti veramente di cuore, sono contentissima anche nelle mie creature, che questa è una creatura mia, l'ho creata io, fatta io con tanto amore per le mie amiche del gruppo, morbidissima, la lana bellissima, c'è una nuvola, bellissimo veramente. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao ciao ragazzi, un bacione a tutti.